Ciao! Allora, oggi vi parlo del Full Coverage Concealer della Kiko, che ho quasi finito e quindi è ora che ve ne parlo, se riesco ad aprirlo. Ecco, effettivamente l'ho quasi finito. Ve ne avevo già parlato in un altro video perché vi avevo detto che era uno dei due dupe, secondo me, più simili alle Boeing della Benefit. Eccolo qua. E quindi ed è qui. Ci sarà il link del video dove ve ne parlavo. Cosa vi parlo di questo correttore? È un correttore che mi è piaciuto molto, soprattutto ed è per le imperfezioni, è molto cremoso, si stende molto bene e davvero ha un'ottima copresa. Cerco di recuperare proprio i bordini. Ha una coprenza secondo me davvero ottima. È un po' cremoso, quindi va lavorato molto bene e fissato con la cipria. Però anche nel periodo estivo a me è piaciuto tantissimo. Ne voglio provare altri tipi perché sono sempre alla ricerca del correttore perfetto. Ma questo davvero era un ottimo prodotto. Se vi è capitato di trovarlo e lo trovate in offerta, prendetelo perché intanto è col fatto che ha lo specchietto, è comodo anche da portare in borsetta per i tocchi tutti i giorni, è molto molto comodo e veloce. E poi è davvero un buon prodotto. L'unica cosa che, come vi ho già detto, è un po' cremoso, quindi tende un attimo a spostarsi e non va assolutamente sotto. Attenzione a non metterlo per coprire le occhiaie, perché essendo cremoso va a finire nelle pieghette e nelle rughette e si segnerebbe un po' troppo, però per le imperfezioni è davvero ottimo, quindi si lavora con le dita perché così si scalda un pochetto e si fissa con la cipria, davvero resta intatto per delle ore, quindi consigliato e stra promosso. E poi vi ho già detto che è uno dei due migliori dupe del mitico Boeing, e quindi perché no? Fatemi sapere se l'avete provato, come vi siete trovate e spero di esservi stata utile. Alla prossima, ciao!